E bentornati, bentornati, siamo un po' in ritardo, come al solito io vado un attimo a controllare l'audio e poi partiamo. Come al solito io vado un attimo a controllare l'audio e ok, direi che ci siamo. La volta scorsa è stato un po' un disastro e ci siamo un po' abbattuti, ma dobbiamo andare avanti e farci forza. E speriamo che il prossimo razzo andrà meglio. Non perdiamo altro tempo. E andiamo subito a eseguire un test. In modo da vedere se siamo riusciti a risolvere. Ho fatto qualche piccolo aggiustamento. E ora dovrebbe andare leggermente meglio. Per cui proviamo. Proverò due versioni. La prima è questa. E il Nosgon è stato riempito esattamente con lo stesso carburante della 4. Non ho fatto l'aggiornamento alla 9, poiché a quanto pare cambiare il tipo di carburante fa aumentare di molto il tempo di costruzione. Per cui per ora teniamo la 4, che è più che sufficiente per quello che dovrà fare questo razzo. E magari il nuovo motore lo useremo sui nuovi vettori. Questa è una simulazione che avrei voluto fare prima. Avrei voluto iniziare tutta la live prima, in realtà. Il problema è che non so cosa è successo, ma la mod che genera la simulazione si è impallata. E dovremo stare molto attenti. In pratica, se do l'ESC per la fine simulazione e poi annullo e continuo invece la simulazione, nel momento in cui il razzo atterra, non avrò più modo di uscire dalla simulazione né di andare nel menu. Tra l'altro, questi sono tutti i messaggi delle simulazioni che avevo fatto prima. Perché ho provato con la console di debug a uscire da quella brutta situazione, senza però riuscirci. Andiamo a provare il razzo e vediamo se spostando leggermente il baricentro e inclinando leggermente di più le alette sono riuscito a trovare una soluzione. Ho anche leggermente inclinato l'asse di partenza rendendolo pochino più verticale. E ora andiamo a vedere. Anzi, facciamo anche un grafico. Eccolo qui. 200 va bene, in modo da avere una traiettoria disegnata e capire più o meno l'andazzo. Andiamo a mettere anche l'interfaccia IVA, che ci aiuterà un attimo a tenere traccia dell'altitudine, del coefficiente di drag, l'angolo di attacco, la velocità, eccetera. E io sono pronto a fare uno screenshot nel caso di fallimento critico per salvare a schermo i dati nel momento esatto in cui fallisce il razzo. In questo modo potremo poi studiarcelo su carta e cercare di capire meglio cosa è successo. Intanto siamo a Mach 5.5, il razzo si spegne e questa volta sembra andare tutto bene. Siamo già a 50 km, per cui l'atmosfera è poco densa. Non dovrebbero esserci problemi. Non faccio time warp. Poiché ho visto che il time warp fisico, soprattutto a queste velocità e senza avere un SIS, potrebbe sbilanciare un minimo e far capitolare l'intero razzo in un attimo. 80.000, cioè 80 km, 90, e abbiamo un apoasse di, andiamo a vederlo. Orbit info.
Sistemiamo un po' tutto meglio. Ok. 247. Ora siamo oltre i 100, per cui possiamo tranquillamente andare a time warpare. Superiamo i 140, quindi siamo nello spazio. Tuttavia siamo senza carico utile, poiché ho riempito di carburante tutto. E rimane tra l'altro un pelo di carburante in più. Abbiamo un 92 più 3, 95, 96 di liquido oxygen che possiamo andare a rimuovere. Me lo scrivo un attimo. Ossigeno liquido. Ridurre. 96 avevamo detto, 96 unità. In modo da portare il bilanciamento del carburante esattamente, praticamente a pari. Qui possiamo vedere tutto l'andamento. Forse possiamo anche ridurre un pochino la scala. Così da avere il grafico un po' più grosso. E ora andiamo a vedere in fase di rientro se a questa velocità riesce a reggere. Sto sempre pronto sul tasto F1. E qui avremo tutta una serie di esperimenti nuovi perché vedo il bioma. Intanto a 5 minuti e 30 perdiamo l'elettricità. 5,30 minuti e vedremo il totale del volo e se per caso aggiungere magari una batteria, dato che l'abbiamo sbloccata. Possiamo attaccare due batterie sul lato del razzo, molto semplicemente spartano. Ma d'altronde questo è soltanto un vettore momentaneo, in modo da avere la telemetria anche fino a fine volo. Diminuisco il time warp, dato che siamo in atmosfera densa adesso. Ed esplode tutto. Qualcosa è andato dannatamente storto. Ecco, se io uscissi adesso da questa schermata, ce l'avrei un po' in quel posto. Torniamo al vehicle building. E vediamo di aggiustare queste cosette. A partire dal bilanciamento del carburante. Per cui andiamo a gestire da questo pannellino il liquid oxygen. E andiamo a toglierne 96. Prendo la mia fida calcolatrice. Allora, 213, vabbè, effettivamente potevo anche evitare la virgola. Arrotondiamo. Quanto abbiamo detto erano... Ah no, però era 0,96. Eh no, devo mettercela la virgola. Mi sono dimenticato. Era 0,96 o era 96? Lo rivediamo poi. Lo vediamo un attimo poi. Allora, dobbiamo capire cosa in fase di rientro, per cui possiamo provare a fare... Allora, qui ha un multiplo di 2.
Non dovrebbe essere troppo problematico. Proviamo ad inclinare ancora un po' il razzo. E a vedere se in questo modo, forse, la situazione dovrebbe migliorare un pochino. Inclinando un poco, dovremmo abbassare la nostra altitudine. E allungare la traiettoria, la parabola, per cui passeremo più tempo nell'atmosfera alta e forse sarà quel tanto che basta per riuscire a resistere alla pressione del rientro. La cosa è parecchio strana, dato che nella simulazione precedente in cui il Noscon era vuoto, era riuscito ad atterrare tranquillamente. Vado ad aumentare il throttle e ad attivare la simulazione. Riattacchiamo il nostro grafico. L'interfaccia IVA e l'orbita. E andiamo a vedere se questa volta va un po' meglio. Anche se temo che questa volta si inclinerà troppo. E avremo il problema dell'altra volta. E infatti siamo già a 45. È decisamente troppo. No, di questo passo esploderemo in fase d'ascesa. Dopo asse a 28, comunque troppo basso, anche se non esplodessimo, che forse succede, siamo troppo bassi. E niente, esplodiamo in fase d'ascesa. Cui l'inclinazione andava bene. Semplicemente abbiamo troppa potenza. Andiamo a rimettere l'inclinazione come stava. E andiamo a svuotare completamente le taniche. In questo caso abbiamo un peso di 16,474. Se rimuovo è ancora più leggero, per cui rimuoviamo e andiamo a provare così. Dobbiamo essere meticolosi, fare parecchie prove, poiché non possiamo permetterci di perdere anche questo razzo. È l'ultimo che ci è rimasto ed è ancora in produzione, tra l'altro, per cui dobbiamo stare molto attenti. In ogni caso, devo fare due test di seguito, tutti e due funzionanti, uno in questo caso a carico vuoto e l'altro con il payload pieno. Andiamo ad attivare. E a sganciare. Orbit info e interfaccia IVA. E speriamo che questa volta vada bene. Siamo proprio. Dobbiamo stare esattamente nel mezzo. Da cui in una parte abbiamo troppa inclinazione, che ci porta a non uscire dall'atmosfera e a esplodere in fase d'ascesa. E
e dall'altra abbiamo troppo poca inclinazione, che ci porta ad andare troppo in alto e quindi a ridiscendere con troppa velocità. È un calcolo millimetrico della posizione di partenza e del peso anche di partenza. Forse in questo caso, avendo un po' meno carburante, saremo in grado di farcela. Sembra che si stia inclinando, a Poasse siamo a 130, siamo altissima. Siamo a 153. 153 km, che ho paura siano troppi. Vedremo in fase di atterraggio se esplodiamo o meno. Tanto la NAVBOL è passata all'orbita. È sempre bello stare qua su. Qui c'è, vabbè, il passaggio al fisico. E abbiamo un 141 di liquid oxygen in più. Solo che in questa tanica, è strano, è cambiato rispetto a prima. Facciamo attenzione perché ora è la parte più importante. E confermo che a 5:30 l'elettricità si spegne. Per cui almeno quello è costante. Siamo in rapida discesa. Spero che sia abbastanza angolata e che sopravviva. Sarebbe bello avere un razzo funzionante. Questo rimarrà un razzo singolo, così come lo vedete adesso, e avrà il solo scopo di farmare soldi. Siamo in zona pericolosa. Molto pericolosa. Stiamo rallentando un pochino, ma niente da fare. Nulla da fare. Vediamo se capiamo. Cos'è successo? Questo è un po' un problema. Andiamo a vedere un attimo come risolvere. Avionica. Iniziamo con le batterie. Dovrebbe esserci, se non erro, questa qua da 5:40. No, abbiamo impostato quella da 108. Quindi abbiamo messo questa unità di guida. Che ci dà la carica per. C'era scritto da qualche parte, se non erro, il minutaggio che dava. Durata 5 minuti. Che è scesa. No, eh sì, è 5 minuti. 5:30 in realtà. Quindi in realtà un po' di più. Ci servono quindi altri 100, 100 più o meno di elettricità. Andiamo a vedere che batterie abbiamo. E danno molta, molta più carica. Ah, ma queste sono. No, niente, stavo guardando quelle non previste. Assolutamente. Andiamo a sbloccarci queste. Pesano davvero poco e danno un'esagerazione di carica elettrica, per cui non dovremo più avere
alcun problema. Andiamo a raddoppiarle, a clipparle. E andrò a clipparle all'interno per rendere il razzo un po' più guardabile. Ed ecco qui. Abbiamo due pile Duracell che escono dai lati del razzo. Andiamo, proviamo ad aumentare la forza. Passiamo da punto 2 che ci dava un 1,75 di spinta a 4, ci dà 1,69 meno delta V, ma dovrebbero essere molto più resistenti. Andiamo quindi a provare a vuoto e a simulare così e vediamo cosa succede. E speriamo che sia la volta buona. Se questo test va bene, caricheremo il carico e vedremo anche a pieno carico come si comporta. Dobbiamo assolutamente trovare il modo di farlo tornare intero a terra, in modo da aumentare le finanze e poter evitare la bancarotta. Siamo pronti, siamo sulla rampa. Attivo le interfacce. Mettiamo il throttle al massimo. E diamo il via. Aspettiamo che vada a regime il motore e sganciamo. E andiamo a vedere questa volta cosa riusciamo a ottenere. Ricordiamoci che aumentando la massa delle ali abbiamo ridotto anche il potere di spinta, per cui ora potremmo essere, dovremmo lanciare forse più dritti. E sembrerebbe proprio il caso, dato che il razzo si è inclinato decisamente troppo. Aspettiamo giusto per coerenza, per vedere, ma interromperò il volo a metà. Tanto testiamo l'elettricità e quello è un problema che abbiamo ampiamente risolto. Ma sì, siamo messi troppo male. Dobbiamo assolutamente lanciare più verticale adesso, dato il peso aumentato. Come ho detto anche prima, è un bilanciamento di fino che è molto complesso da trovare. Andiamo quindi a inclinare l'intero razzo sull'asse principale e aggiungiamo un grado. Do magari anche un salvataggio. Dato che non voglio rischiare di perdere le modifiche fatte finora, che non saranno tante, ma ci avvicinano sempre un po' di più al nostro obiettivo. Abbiamo risolto il problema dell'elettricità e ora dobbiamo semplicemente risolvere il peso, il problema del peso.
Da ieri purtroppo che siamo bloccati in questo punto e si sta rivelando perché Twitch mi dà aperto 32 volte. Oh mio Dio, 11 volte. Finché va, lasciamolo andare. E stavo dicendo, giusto, che dalla live di ieri, in cui è esploso il fratello maggiore di questo razzo, ci siamo ritrovati in una situazione un po' stagnante. E dobbiamo riuscire a risolvere questo problema il prima possibile. E non è per niente facile. Una volta fatto, potremo dedicarci finalmente a lanci un po' più interessanti, poiché questo diventerà una routine e ci fornirà i fondi necessari per il vero programma spaziale. Andiamo a riaprire tutto. Vado a mettere il throttle al massimo e proviamo se questo grado è sufficiente per risolvere il problema. Ha iniziato a prendere la rotazione. Dovrebbe andare meglio. L'obiettivo, adesso siamo a vuoto, è superare i 140 se possibile. Ma senza superare i 150. Ovviamente sto parlando di altitudine sul livello del mare, in chilometri. Ci stiamo inclinando comunque un po' troppo, meno di prima, per cui potremo sopravvivere, ma non credo raggiungeremo la quota prefissata. Stiamo comunque a vedere. Dopo asse a 47. Dovremmo essere in un'atmosfera alta, per cui non dovremmo riuscire a sopravvivere. Ma dopo asse mi sembra a occhio basso. Siamo sopra i 100 però, quindi potrebbe essere 130. 130 è un buon risultato. Non è ottimale, ma potrebbe anche andarci bene. 130 che sta scendendo a 128, con un grado in più dovremmo farcela. È la può essere trovata con questa inclinazione. Andiamo a inclinare ancora di un grado e dovrei portarci fino a 150. Avviciniamo un po', se no rischiamo di fare problemi. Altra cosa che voglio vedere, in teoria. No, siamo a pieno carico. Continua a lasciarmi il pieno carico. Allora, quanta massa abbiamo così? 16, 9, 2, 8. 16, 9, 2, 8. Così abbiamo meno massa, abbiamo più massa. Ma meno carburante. Proviamo così. Allora, sarebbe il caso di provare. No, dobbiamo provarle tutte e tre per forza.
In teoria questa è la versione del razzo con più svantaggiosa, poiché abbiamo meno carburante, ma allo stesso tempo abbiamo più peso. Per cui se arriviamo a 140 con questo, dovremo arrivare alla stessa altitudine anche con gli altri assetti. O almeno la speranza è quella. Aspettiamo un attimo che carica e andiamo a vedere come si comporta. Sono tutte variazioni minime. Stiamo agendo veramente su praticamente neanche un grado di inclinazione. Le finestre direi che sono tutte a posto. Vado a mettere il throttle e a lanciare. È abbastanza frustrante essere a un goccio dal raggiungere l'obiettivo e non riuscirci. Ma dobbiamo resistere, a costo di starci tutta la live, dobbiamo riuscire a risolvere questo problema. L'unico modo per riuscire ad avere una sicurezza di poter andare avanti. D'altronde, raggiungere lo spazio e l'orbita è una delle sfide più impegnative nella Real Solar System, per cui è normale che fatichiamo così tanto. Ricordo che questo razzo ha oltre 2000 di delta V e a malapena riesce ad arrivare nello spazio. Questa volta dovremo farcela, forse andiamo lunghi. 150, siamo lunghi. Siamo a 170, che è troppo. 170 probabilmente in fase di rientro e esploderemo. Fatemi controllare un attimo le impostazioni che avevamo messo. E avevamo messo il sounding payload. Quindi in realtà questo grado in più di inclinazione ci ha fruttato tantissimo. Ci ha fruttato decisamente troppo. E non credo sopravviveremo al rientro. Siamo proprio troppo in alto. Ma andiamo comunque a vedere come si comporta. Faccio un time warp. Vediamo in fase di rientro a che punto esplode. Ok, abbiamo superato i 140 km, che è il limite dell'atmosfera terrestre. O almeno lo è in Kerbal. Andiamo a time warpare. La poassa è a 140, l'abbiamo superato, ora stiamo rientrando nell'atmosfera. E sì, a occhio sono convinto che esploderà. Spero di sbagliarmi, ma in ogni caso dobbiamo correggere un pochino il tiro. E magari aumentare un po' la zavorra, quindi aggiungere un peso. Oppure in alternativa diminuire il livello di carburante in modo da avere meno delta V e non superare i 150. Facciamo un attimo, mettiamo a zero il time warp perché siamo nel momento pericoloso ed esplode tutto. Rimane solo il serbatoio. Termino la simulazione. E sì, dobbiamo assolutamente cercare di restare più bassi. E per farlo, vediamo come possiamo agire. Queste le avevamo, no. Possiamo aumentare queste alette qua.
In teoria, già questo dovrebbe avere modificato l'intero razzo. Non capisco perché non mi salva le impostazioni qui. E è veramente fastidiosa sta cosa. Andiamo a rimettere il nostro carico che ci serve per gli esperimenti. Update. E io a sto punto ti faccio anche un salva modifiche. E vediamo se così mi tieni ste benedette impostazioni. Lasciamo macinare il mio computer. Abbiamo fatto? Ok. Prioritario. Andiamo a fare edit e vediamo se finalmente mi ha salvato le impostazioni. Se no, cosa faccio la simulazione a fare se poi il programma non mi salva? Giustamente. Eccoci qua, controlliamo e questa volta pare siano giuste. Avendo aumentato il peso qua sotto, in teoria abbiamo irrobustito le ali e aumentato appunto la massa, per cui si spera di non arrivare così in alto. Mi sono perso intanto il tasto della simulazione e via. Vedo che in chat ci sono nuove persone che non conosco. E invito a fare domande nel caso ne abbiate. Per quello che posso, cerco di rispondere. Stiamo giocando sulla Real Solar System. Abbiamo un quantitativo di mod piuttosto ingente e sono tutte volte a creare il massimo realismo possibile. Per quanto Kerbal rimanga molto giocoso. Ed eccoci qua. Accendo il throttle e preparo lo staging. Aspettiamo il motore a regime prima di sganciare. E partiamo. E questa volta dovrebbe... E infatti, sounding... Payload. E mi aspetto di aver sceso un po' con la Poase. Ma non ho idea di quanto sia scesa effettivamente. Speriamo bene perché sono ormai 40 minuti che cerco di fare questi test e ancora non ho trovato la soluzione. La rotazione sembra buona, anche i grafici del Telemachus, che purtroppo non potete vedere. E questa volta l'inclinazione sembra a posto. Per cui le premesse sembrerebbero esserci. Manca da capire la Poasse, poiché il motore spinge molto meno adesso. E potrebbe essere troppo basso questa volta. In tal caso faremo una via di mezzo. E siamo, in realtà ci siamo quasi, siamo a 120. 120 no, non è male, potrebbe anche bastarci per il momento. Ciao Rimbalzello, questo è il primo. Il Kerbal Space Program 2 uscirà il prossimo anno, nel 2021, si spera. E tra l'altro avrà il multiplayer, quindi sarà molto bello da fare. Questo è l'uno, ma l'ho moddato tantissimo, per cui non lo riconoscerai probabilmente. E infatti siamo sulla Terra. Noi stiamo lanciando da Cape Canaveral, che è laggiù. E lo vedi così per via delle mod, sostanzialmente. Ciao anche a Wilfritz. Il terzo non credo sia ancora neanche nella mente della squad. Ok, siamo in zona pericolosa, tolgo il time warp.
Anzi, un per due lo possiamo, un per tre lo possiamo lasciare finché non arriviamo in atmosfera più bassa. E attualmente sto cercando di riportare a terra questo razzo intero per un motivo molto venale e pratico. Se riesco a farlo riutilizzabile, e questa volta ce la facciamo. Non lo voglio dire troppo presto, ma questa volta ce la facciamo. Siamo a Mach 2.5, non dovrebbe più essere un problema. Piuttosto evitiamo i 140 metri, piuttosto lo teniamo così. E questo razzo verrà lanciato più e più volte, sempre nella stessa missione, per farmare i soldi necessari per lanciare la... Cos'è il Mach? Ah, il Mach è questo. Allora, è questa riga qua, che adesso è 0,70 ed è un'unità di misura per la velocità. In pratica, Mach 1 equivale alla velocità del suono, per cui 343 metri al secondo. È un'unità di misura che è un po' più comoda da usare, e la usano anche nell'aviazione. Soprattutto aviazione militare che hanno i caccia supersonici. E magari hai visto in qualche film dire viaggio a Mach 3, che vuol dire 3 volte la velocità del suono. E il G-Force è invece la forza G esercitata sulle componenti. In questo caso credo si riferisca all'unità telemetrica che ho clippato all'interno qua dentro. Quindi non si vede perché all'interno. Ma c'è tutta la strumentazione elettronica e misura da lì la forza G sul razzo. E ogni pezzo ha un suo limite. Se si supera il limite di forza G, succede come è successo nella simulazione di prima, che è esploso il razzo. Nel frattempo abbiamo perso il segnale. E dovremo ricordarcelo, poiché dovremo far esplodere le cariche dei paracadute prima di arrivare a questo punto. Il fatto è perché abbiamo perso il segnale per la curvatura terrestre, alla faccia dei terrapiattisti. La curvatura terrestre mi ha appena fregato il segnale. Però siamo arrivati sani e salvi, bastava far esplodere le cariche dei paracadute, innescarle prima. Terminiamo la simulazione. Finalmente abbiamo trovato una possibile configurazione. Quindi diciamo per il discorso Mach e GeForce abbiamo tre parametri da tenere da conto che sono strettamente correlati. Il Mach, che è la velocità, la densità dell'aria, e il GeForce è dato appunto dalla densità dell'aria, che quindi crea una spinta contraria, la gravità del corpo e la stessa velocità del razzo. Sono tutti fattori che influiscono sul G-Force percepito dalle parti. Allora, siamo arrivati a 120 con un'impostazione sulle ali di resistenza a 4. Per cui direi che possiamo provare con un 3. Io mi appunto su carta questo valore. Densità ali 3,0. E andiamo a provare così. Se riusciamo a tenerlo. È esattamente quello, Wilfritz. È proprio quello. È un'unità di misura per la velocità, che prende come lo standard 1 la velocità del suono. Quindi è usata per i mezzi supersonici, sostanzialmente. E in Real Solar System è molto più utile, poiché anche il delta V. Non lo esprimerò quasi mai in metri al secondo, soprattutto al di fuori della costruzione del razzo, poiché per andare in orbita bassa mi serviranno 9.000, più o meno 9.000 metri al secondo, per cui dirò 9 km per semplicità.
Se tutto va bene, questo è l'ultimo test per il Rocketman MK1 e possiamo continuare poi a produrre la controparte dello Sputnik che stiamo cercando di lanciare prima dei sovietici. Sì, sto creando lo Sputnik, ovviamente i Kerbal ci stanno mettendo la loro licenza poetica, quindi stanno cambiando alcune parti, lo stanno rendendo molto più kerbaloso, diciamo. Però l'idea è, ora siamo a inizio anno del 52, arrivare a trasmettere a terra dati con lo Sputnik prima dell'Unione Sovietica. Quello è l'obiettivo che abbiamo per ora. Siamo praticamente in competizione con Russia e America, quindi anche con la NASA. E sarà difficile riuscire a stare al passo col programma Apollo, ma vedremo cosa riusciamo a fare. Allora, vediamo un attimo la telemetria. 140, 148. Ed è esattamente il range dove vogliamo stare, tra i 140 e i 150. Siamo forse ancora un pelo alti, dato che questo è a pieno carico, per cui era meglio stare sui 141 a pieno carico, in modo che una volta che il carico fosse vuoto, arrivasse a 148 in quel momento. Ma possiamo tranquillamente accettarlo così. Se questo razzo rientra, lo inizieremo a costruire. Lo daremo in mano ai nostri ingegneri, che per ora hanno costruito soltanto il 60%, e aggiungeranno le modifiche che abbiamo fatto. E approfittiamone anche per testare anche l'apertura dei paracaduti. Siamo nello spazio, dato che possiamo perdere di nuovo il segnale, io vado già a innescare la carica dei paracaduti. In teoria questi dovrebbero leggere automaticamente la pressione atmosferica e quando diventa alla pressione indicata in fase di costruzione, far detonare la carica. In caso contrario, se abbiamo ancora elettricità e segnale, potremmo farli detonare manualmente, direttamente dalla sala di controllo. E direi che possiamo anche andare a vedere questa parte dalla sala di controllo. Andiamo a impostarla, giusto per vedere anche se funzionano le telecamere, che sembrano funzionare. E in teoria dovrebbero funzionare tutte e quattro, è semplicemente che sono simmetriche, il razzo è simmetrico, quindi si vede uguale. Andiamo a mettere la NAVBall là sopra. Siamo rientrati in atmosfera, dato che c'è stato un lag paurosissimo. Impostiamoci qua. L'orbita non ci serve. Le risorse le potremo anche tenere. Anzi, mettiamo il log qua e le risorse qui. Ok, i paracadute vediamo che sono gialli. Se tutto va bene, in teoria, anche in fase d'atterraggio dovremmo riuscire dalle telecamere a vedere se l'atterraggio ha avuto successo o meno. Sempre che non perdiamo il segnale prima. E sempre in teoria dovremmo anche riuscire a vedere l'apertura dei paracaduti, dato che questo è il paracadute di uno dei due lati e questo è l'altro. Mentre da qua, che puntano le telecamere che puntano il motore, dovrebbero riuscire a vedere molto bene se il paracadute poi si apre nel modo corretto. Mi servirebbe magari un grafico dell'altitudine, potrebbe essere utile. Ma possiamo vederlo anche da qua, effettivamente.
Allora, ce l'ho scritta da qualche parte, l'altitudine reale, no. Perché questo grafico non mi segna. Cerchiamo di capire se troviamo l'altitudine da qualche parte. Ah no, sì che ce l'ho. È qua sopra. Siamo a 35 km. Il raggio è entrato ora nella fase di più maggior attrito. Per cui se esplode tutto, si interromperà adesso. Infatti vediamo che sta prendendo un po' di, diciamo, accelerazione orizzontale. In realtà l'orizzontale dovrebbe essere sempre uguale, semplicemente scusate, la velocità verticale si è quasi azzerata per via della portanza del razzo stesso. Ma dovremmo avercela fatta. Non vedo più correnti d'aria intorno al razzo, per cui siamo salvi. E questo razzo è promosso. Vediamo giusto percorrenza, l'atterraggio con i paracaduti, o almeno l'apertura. Vediamo la linea dell'orizzonte qua, quindi il razzo si sta orientando più o meno orizzontale. E questo era previsto. E difatti anche qua la perdita di altitudine si è leggermente smorzata. Siamo a 11 km. Quanti termini tecnici? Sì, effettivamente sì. Se hai delle domande che non capisci qualche termine o okay, che, soprattutto se magari non hai tanta esperienza con Kerbal, qua stiamo parlando della controparte reale, quindi roba che ci studiano i cervelloni, di tutto il mondo, per cui non c'è niente di banale, ecco. Quindi qualunque domanda non è mai banale. Io ho lavorato per un po' in un aeroporto, quindi non sono uno scienziato, sono un autodidatta, ma per quel che posso, cercherò di rispondere. La mia esperienza è tutta, da autodidatta, se non per, quando chiedevo informazioni e molestavo. Ecco, è saltata la connessione. Però i paracaduti in teoria si dovrebbero essere aperti. Anche se non li vedo. Andiamo a verificare il perché. No, si sono aperti, semplicemente il razzo non si è orientato come credevo io. Per cui le telecamere che sono queste puntano verso il basso. La corda non si vede per non so quale motivo. Di conseguenza non siamo riusciti a vedere l'apertura dei paracaduti. Però direi che funzionano. Vado a fare un time warp, a 1 km dovrebbero dispiegarsi. E la velocità è ampiamente sotto. Per cui i paracaduti non vedranno mai i nostri, non saranno mai visti dalle telecamere della control room, però funziona tutto. Terminiamo la simulazione. E diamo l'ok per queste modifiche ai nostri ingegneri. Finalmente, sì, se non gli do chiudi sarà molto difficile. Finalmente abbiamo trovato una quadra. E ci voleva proprio dopo l'esplosione dell'MK2 versione 1, almeno il suo gemello riuscirà nell'impresa. Qui ci va bene così, dato che il 90%, il 99% dei contratti che farà questo razzo sarà di portare questo sounding payload a una certa quota. Non possiamo pretendere di più dal livello di tecnologia che abbiamo adesso, per cui salva le modifiche e producilo.
Mi scuso per i tempi di attesa, ma finché non riesco ad aggiornare il computer, far girare più di 90 mod non è proprio facile per lui. Allora, cosa abbiamo da fare a questo punto? Allora, il Rocketman me lo tiri su e gli diamo precedenza. La sonda dello Sputnik ci mette ancora poco meno di un mese e in quel tempo noi sbloccheremo nuove tecnologie che ci fanno sicuramente comodo. Per cui andiamo a fare un altro ciclo di scuola di volo che l'ho impostata io. In pratica, in questa modalità Kerbal dovrei fare. Attenzione, attenzione. I nostri astronauti devono fare un corso d'aggiornamento. Per cui, sì, per la gabina 625 Bounty. Andiamo a prenderla. Eccola qua. E mandiamo tutti e quattro per mezz'ora, o un'ora era? No, per mezz'ora a fare il loro corso d'aggiornamento. E come dicevo, questa scuola di volo l'ho impostata io. E simula un lancio di un aereo che abbiamo costruito e testato ampiamente ogni giorno. Dovessi farmi tutti i giorni un volo a mano. Sarei ancora qui, dato che ormai è passato un anno, quindi vuol dire fare tipo 360 e passa missioni, tutte uguali una dietro l'altra, il che è improponibile. Per cui ho ipotizzato questa tecnica, mi sono fatto una media dei guadagni che faccio in 5 giorni, che equivalgono più o meno a 20.000, e me li vado ad aggiungere con la console di debug. Questo è un allarme che si ripete ogni 5 giorni, per cui non rischiamo di perderci i fondi, dato che in questa modalità ogni edificio e ogni struttura, oltre che personale, viene remunerato e stipendiato, per cui saremmo finiti in bancarotta se aspettassimo semplicemente di costruire i razzi. Vado ad aggiungermi, tramite la console di debug, i 20.000. Ci devo arrivare a 31 e andiamo immediatamente a spenderli, poiché non possiamo fermare l'apporto di denaro alle nostre strutture. Ho sbagliato tasto, volevo fare questo. Andiamo a comprare un punto upgrade e in questo caso direi che possiamo andarlo a spendere nella ricerca e sviluppo, in modo da mettere più scienziati e poter sviluppare le tecnologie più in fretta. E a proposito di tecnologie, tra 2 ore gli scienziati avranno fatto una nuova scoperta, che andiamo a verificare subito. Manca un'ora. Intanto in Cina l'Eagle MK2 sta continuando la sua costruzione, per cui anche in Cina continuano a lavorare. E abbiamo finito la nuova tecnologia, che nello specifico, eccola qua, i nuovi materiali, e sicuramente questo ci interessa tantissimo. Tutto il resto relativamente, ma questo è un nuovo materiale per cui potremo usare per i serbatoi l'alluminio, che è molto più leggero. E per lo Sputnik, almeno per il lanciatore che lancerà lo Sputnik, sarà utilissimo. Ma non possiamo fermarci e dobbiamo decidere su cos'altro improntare la prossima ricerca. E qui vedo che abbiamo un sacco di nuove configurazioni per i motori. E l'RD-102 dovrebbe essere l'upgrade del motore che abbiamo usato prima, se non erro.
dovrebbe essere qui. Esattamente, non è quello che abbiamo usato noi, è la 4 e questo invece è l'RD100. Però potrebbe essere valido. In più scopriremo anche una nuova tecnologia per gli RCS, probabilmente un nuovo carburante. Per cui sarei tentato di iniziare la Early Rocketry. Vediamo quanto tempo impiegherebbe. Andiamo sulle tecnologie. Hanno già iniziato la Early Rocketry e ci impiegherebbero più o meno 44 giorni. Mentre le Early Chance sono 66. Contando che abbiamo un 80 giorni, un 60 giorni prima di riprendere il lavoro sullo Sputnik, in realtà avremo anche il tempo di finire le Early Chance. Per cui vediamo che cosa ci potrebbe dare. No, non ci interessa, sono semplicemente nuove strumentazioni scientifiche e per ora non ci interessa. Lasciamo pure sviluppare i nuovi razzi. Anche questo sarà molto importante. Ci darà un ulteriore materiale, che è l'Aluminium Stinger, e dovrebbero essere. Se il mio inglese non mi tradisce, una nuova tecnica di costruzione per l'alluminio. Penso siano proprio delle strisce di alluminio già prefabbricate. Credo, eh. Allora, serve 7 di scienza, ne abbiamo 14. Potrei anche già comprarlo, effettivamente, e vedere così quanto tempo richiederebbe. Lo compriamo già. Questo è l'Early Material Science. Ma mi aspetto che sia molto lungo da studiare. E difatti sono 155 giorni. Dovremmo potenziare il nostro reparto scientifico ancora molto. Andiamo quindi a verificare cos'altro possiamo fare. Ah, giusto, giusto. Me lo scordo, ma allora vado a segnarmi sul mio file. Anzi, facciamo che lo salviamo direttamente qui. Allora, abbiamo finito. Tanto c'è la mia tastiera meccanica che ci tiene compagnia. Il post-war material science. E allo stesso tempo abbiamo iniziato i nuovi razzi, il Early Rocketry. Scrivo questo documento perché servirà poi in caso di errori o problemi. Avremo così una traccia che potrò seguire, oltre che una guida. Scusate, ho una chiamata di lavoro un attimo.
Eccomi, scusate, c'è stato un cambio di turno questa domani notte, per cui ho dovuto rispondere per forza. Allora, tanto ne ho approfittato per modificare qua i dati. E tac. Dove eravamo rimasti? Qua mi è sparito tutto l'affare. Eravamo rimasti che abbiamo sbloccato la nuova tecnologia. Però dobbiamo andare un po' avanti col time warp. Oppure possiamo vedere lo Sputnik. Andiamo a dare un'occhiata al nostro Sputnik, dai. Che magari il nuovo materiale ci può essere d'aiuto. E questo sarà un razzo, il primo razzo che utilizzerà gli stage e dovrà calcolare bene il delta V. E sarà prettamente russo, quasi del tutto russo. E sì, abbiamo la tanica, possiamo cambiare la tanica. Questa sonda praticamente è soltanto la parte superiore. È costituita da appunto il nostro amato Sputnik, anche se non ha le quattro antennine, e ha l'avionica di Kerbal sotto. Avionica che costituirà il centro di pilotaggio del razzo, mentre lo Sputnik si occuperà di trasmettere tramite la sua antenna. Abbiamo un po' di strumentazione base, proprio il minimo, e poi invece del fairing più bello della Procedural. Ho optato per quello stock per una questione di tempi, in quanto costruire questo fairing impiegano molti meno giorni. Abbiamo un rudimentale RCS, un paracadute unico che rimane all'interno del profilo del razzo, un serbatoio modulo di servizio, quindi pressurizzato, e un piccolo motore. Che non ci basterà assolutamente per orbitare, ma per ora puntiamo soltanto a una suborbita. Per cui per ora va benissimo. La cosa bella di questo motore è che ha due iniezioni, per cui potremo accenderlo per ben due volte, il che ci permetterà di fare due manovre, una potenzialmente in entrata e una eventualmente in uscita per deorbitare, cosa che ovviamente non succederà. Ho messo poi sempre un fairing interstage e un decoupler all'interno. In questo modo non attiverò il fairing, attiverò soltanto il decoupler e il razzo uscirà fuori dal fairing come succede nella controparte reale. Quello che possiamo modificare, spero sia il materiale, dato che abbiamo un nuovo tipo di serbatoio. Andiamo a verificare subito. Prendo un modulo di servizio nuovo e vediamo se mi fa cambiare il materiale. Questo non ci interessa e non fa cambiare nulla. Per cui quel materiale penso sia soltanto per le modular tank. E difatti abbiamo alluminio e alluminio pressurizzato. Per cui per gli stadi di lancio ci aiuterà molto questa cosa. E questi serbatoi sono quelli con all'interno la tanica, per cui hanno due involucri e sono quelli che usava l'Unione Sovietica, l'ex Unione Sovietica per i primi lanci. Per cui questo sarà un razzo quasi del tutto sovietico, in quanto abbiamo lo Sputnik, i serbatoi russi e credo che anche questo motore, se non erro, sia di fattura russa. Esatto, uno dei primi motori sovietici. E sotto probabilmente metteremo questo motore qua. Oppure questo, che è il più efficiente che abbiamo per ora.
Vedremo, vedremo quando avremo lo stadio sotto. Peccato, speravo di mettere in alluminio anche questa, ma questo voglio lasciarlo un modulo di servizio, in quanto potrebbe essere necessario avere in orbita dei carichi pressurizzati o dei carichi importanti. Per cui il nostro Sputnik non avrà ancora aggiornamenti. Potremmo aggiornare il serbatoio del Rocketman, ma dato che abbiamo visto che quella configurazione lì funziona, abbiamo calcolato fino adesso il peso al millimetro, non andiamo a modificare nulla e lasciamo che faccia il suo lavoro. Time warpiamo e andiamo a farmare con la scuola di volo altri soldi. Tre minuti, due, uno, 30 secondi, 10 e ci siamo. Riapro la console di debug, facciamo la stessa cosa, siamo a 11, dobbiamo arrivare a 31. Non ho proprio voglia di far volare il piccione adesso, che è il nome del monoelica che abbiamo costruito. Voglio riuscire ad arrivare allo spazio il più in fretta possibile. Andiamo a comprare i fondi. Andiamo a calcolare un attimo le tempistiche. Mi stanno lavorando, ok. Sono 60 giorni, Rocketman. Sinceramente non so quale dei due aumentare. Servirebbe avere da entrambe le parti. Teniamo un pareggio, quindi abbiamo messo uno alla ricerca e sviluppo, andiamo a mettere un punto al via B. E andiamo avanti così. Avanti veloce. Altri 20.000 in arrivo. Inizio a mettermeli. Ed ecco l'allarme. Chiudi. Aggiungi un punto. Andiamo al via B. Aggiungiamo un punto al via B. Time warpiamo ancora. Intanto mi aggiungo già i soldi. Torniamo a 31. Siamo quasi arrivati. Non prendo i punti prima perché voglio rispettare le tempistiche reali. Per cui se lanciassimo un volo al giorno, il risultato sarebbe questo. Ovviamente ci sono degli arrotondamenti, ma quello è inevitabile. L'abbiamo messo al via B, andiamo a metterlo alla ricerca e sviluppo. Facciamo un altro time warp. Torniamo a 31. Come vedete il bilancio è leggermente in negativo, dato che i 20 che prendo li spendo immediatamente e comunque la manutenzione di tutta la struttura, che mano a mano aumenterà, fa leggermente scendere i fondi ogni giorno. E andiamo al via B e aggiungiamo un punto, compriamolo e aggiungiamo. Torniamo a 31. È un po' menoso, ma è l'unico modo per mantenere il realismo al massimo possibile. 30 secondi, intanto vado a comprarmi il punto. Ricerca e sviluppo. E andiamo ad aggiungerlo. Siamo a 23. Vorrei arrivare almeno a 25 ognuno. Andiamo a 31. Andiamo a comprare. E andiamo ad aggiungere al via B. Time warpiamo ancora. Siamo a 24 e 23, quindi mancano 3 punti e poi dovrebbe essere migliorata la situazione.
Sarà difficile poi aggiornare tutte le strutture perché facendo così non riusciamo ad accumulare soldi. Compra. Ricerca e sviluppo. E facciamo gli ultimi due giri. Tanto mi riporto a 31, cerco di andare il più veloce possibile per levare. Ne ho messi troppi, togliamone 1000. Ricerca e sviluppo. Aggiungi. E il prossimo è il via B. E poi dovrebbe essere. Dovremmo avere migliorato di brutto la situazione. Qua possiamo toglierla. Se ci servisse di nuovo la aggiungiamo di nuovo. E dobbiamo aggiungere al via B. Ora andiamo a verificare. E difatti la tecnologia è stata già ricercata e non me ne sono neanche accorto. È già stata ricercata. Caspita, meglio di quello che pensavo. Nel via B mancano 13 giorni al Rocketman. Ottimo, ottimo. L'obiettivo è far scendere questi due di numeri. Però non mi lamento. Quindi abbiamo il Supersonic Flight e l'Earth Science. Dovrò riguardarmi la line per vedere il giorno che abbiamo sbloccato la. La Early Rocketry. Quando cavolo l'abbiamo finita? Beh, meglio, abbiamo sbloccato tutti questi motori. Per cui ora dobbiamo tenerci i soldi per poi acquistarli. Stiamo ora facendo questa, che non è male. E direi che sì, ci concentriamo sul volo supersonico a questo punto, così da mandare avanti anche l'aviazione a breve. Andiamo a dare un'occhiata ai motori. Allora, questo costa 20.000 e non ce l'abbiamo, mentre questi dobbiamo guardarlo dal via B. Allora, mi segno soltanto l'inizio del Supersonic Flight. Così ne tengo traccia. Flight. Mannaggia il mio inglese. Ok. E siamo al 18.3 del 52. In realtà è finito un po' prima, non me ne sono accorto. Boh, sarà intorno al 15. Dovrò riguardare la live. Ok, quindi abbiamo ancora un farming di due cicli di scuola di volo. E poi il Rocketman sarà finito e potremo finalmente fare la missione. Che mi sa nel frattempo sia scaduta, cavolo. Vuoi vedere che abbiamo perso reputazione? Temo che sia scaduta. Allora, siamo a 11, dobbiamo arrivare a 31. Questi li teniamo. E li usiamo per i razzi. Allora, andiamo a verificare un attimo i contratti, perché temo che. In realtà no. C'è ancora. C'è ancora, spero non scada di riuscire a fare in tempo a costruire il razzo. Andiamo a vedere i motori. Perché se non facciamo in tempo, perdo soldi e reputazione. Ha fatto un lag che non mi è piaciuto niente. Ma proprio zero.
Temo sì, il crash. Invece no, oh, meno male. È andata bene. Allora, io qui mi sono preparato nelle scorse live il punto di ancoraggio. Questo simpatico punto d'ancoraggio non serve a un cavolo, se non attaccarci un serbatoio procedurale sotto, che io ho standardizzato con misure standard. Esattamente, anzi diamogli un salva così che c'è già anche il serbatoio. No, annulla. Salva. Se non se l'unica cosa che serve è piazzarci sotto i nuovi motori e vederne le caratteristiche. Fine. Allora, questo nuovo motore costa 20.000, a me interessa però le nuove configurazioni. Questa ce l'avevamo già, che era la 9. Non è questo. Ah, sicuramente uno è l'RD100. E l'avevamo visto. Due. Eccoli qua. RD100. RD101 lo avevamo già sbloccato. Questo invece era da sbloccare. Controlliamo l'ISP. È leggermente migliore. E ha più potenza. Potrebbe valerne la pena. Vado a fare un attimo un paragone con quell'altro. Con la 9. Allora, la mia tabellina, Delta V, no, tabella motore. Allora, la 9 aveva un ISP di 220 sul mare, quindi comunque migliore, però aveva un thrust più basso. 249, esatto. 4.500, potrebbe valerne la pena, effettivamente. Andiamo a sbloccarlo. Compriamocelo. A posto. E quello è uno. Bisogna trovare le altre due configurazioni. Che non ricordo assolutamente in quali erano. No. Saranno in questi. No. Boh, andiamo a sbloccare anche questo a sto punto. 20.000. Scendiamo un po' troppo. No, non lo sbloccheremo perché rischiamo di la bancarotta. Non vorrei che succedesse un imprevisto e poi non abbiamo più soldi per lanciare. Per cui li teniamo questi 26 per il lancio dei razzi. Allora, mancano 8 giorni al completamento del razzo, mentre le altre scadenze, 100 ce n'è. Ha voglia, time warpiamo. Il prossimo evento è il lancio del Rocketman MK2. Aggiungiamoci i fondi della scuola di volo. Siamo a 26, dobbiamo arrivare a 46. Tre giorni alla fine del Rocketman. Time warpiamo. Facciamo un salvataggio e poi lo spediamo sulla rampa di lancio. La seconda rampa di lancio. Mancano ancora un centinaio di giorni, che sarà quella che lancerà lo Sputnik. E abbiamo ripreso il lavoro sullo Sputnik, quindi ottimo.
Non mi ricordo se era tullata. No, sì, l'avevano tullati. Quindi a posto. Diamo un attimo un salvataggio. Poiché Kerbal non si sa se fa brutti scherzi. Sovrascrivi. E andiamo a fare il rollout che impiegherà 2 giorni e 18. Per cui abbiamo un altro ciclo di scuola di volo che andiamo a completare. Immaginatevi il razzo che piano piano si avvicina alla rampa di lancio. Per cui altri 20.000 per noi. Da 46 passiamo a 66. Chiudi e chiudi. Mancano 19 ore. Ci siamo. E non so chi è rimasto in chat. Ma chiunque sia, dammi una tua opinione. Lanciamo dalla control room o lanciamo in visuale classica esterna di Kerbal? Fammi sapere cosa preferite. Mancano 12 ore, vai un po' più veloce, su. Classica, va bene. Aggiudicato. 4 minuti e anche giorno, per cui vediamo bene. Fosse stata notte, avrei aspettato la mattina. E ci siamo. Allora, siamo al 2.4 del 59. Devo solo segnarmelo, impostarmi il Telemachus, perché questo è un evento importante. Se questo razzo avrà successo, effettuerà poi altri 2 lanci. E diventerà un razzo riutilizzabile, aumentando di molto le nostre finanze in positivo. Se al contrario fallirà, dovremo rivedere tutto e sarà un rallentamento molto grande sul nostro programma. Qui vado a segnarmi la data. 04/02/1952. Lancio. Rocketman MK2 versione. In realtà questa è la versione 3 perché l'abbiamo aggiornato una terza volta, per cui dovrò aggiornare il nome. Andiamo sulla rampa di lancio, dove il razzo è già pronto. Siamo aumentati. Di versione, sì, assolutamente. La versione 2 è quella che è esplosa nel volo precedente, ed era l'M. No, in realtà, no, ho sbagliato di nuovo. Ho fatto confusione io. Questo è l'MK3 versione 2, perché il V2 sta per. Perché è il secondo razzo di una serie di 2, dove il primo è esploso, ed era il Mark 2. Dato che l'abbiamo aggiornato, dovrò cambiarlo e mettere Mark 3. Stile. Vecchia nomenclatura. Ora la SpaceX usa SN, noi usiamo la vecchia nomenclatura MK. Vado ad aggiornarmi il Telemachus attraverso la nostra antennina parabolica. Così intanto mi apre la finestra. Nel frattempo, vediamo di mettere a schermo le cose che ci interessano. E nello specifico, interfaccia IVA, Orbit Info. Non questo, ma l'Ascendant Guides, che non ci serve, ma ci fa aprire questo simpatico grafico che terrà traccia dell'andamento del razzo. Io mi sto aprendo un attimo il Telemachus, in modo da avere una schermata di controllo, in cui avrò l'altitudine, la velocità orbitale, e nella terza, per favore, mi ci metti la pressione dinamica. Orbital velocity, aggiungimi anche la velocità verticale che mi serve. E siamo pronti. Do un salvataggio automatico per eventuali kraken di Kerbal. La manetta funziona. Ricordo che non ho nessun controllo su questo razzo. È un'accensione, una bruciatura, uno spegnimento, tutto in automatico. Ah, altra cosa che dobbiamo mettere, a parte tutti questi, che
che non ce ne frega niente, sono derivanti da tutti i razzi costruiti. Il contratto. Che non mi fa vedere. Perché non mi fai vedere i contratti? Non mi fai vedere i contratti. Vediamo dalla console di debug. Andiamo sui contratti. Attivi. Abbiamo questo che richiede 140 e Sounding Rocket che è ancora disponibile. Bene, non me lo fa vedere qua. Però c'è. Ah, ok, si era sdoppiata la barra, vai a capire perché. Eccolo qua. Dobbiamo raggiungere gli 80 km con 70 di unità. Noi ne abbiamo 440. Siamo decisamente sopra. L'ho lasciato così, dato che funzionava. E poi ci serve l'altro che dovrebbe essere in fondo. Eccolo qua. E questo qui non so se riusciamo perché dovremo arrivare a 140. Ma proviamo. Throttle al massimo, accende i motori e partiremo dopo 3 secondi dall'accensione. Quindi accensione in 5, 4, 3, 2, 1. Ignition. 3, 2, 1. E liftoff. La telemetria è partita, sembra buona. La rotazione dovrebbe avviarsi. La rotazione sull'asse è l'unica cosa che tiene il razzo stabile, per cui è importantissima. Abbiamo una pressione dinamica in kilopascal che è di 15, in aumento, ma per ora siamo tranquillissimi. E la rotazione ha preso il giro adesso, quindi dovrebbe andare bene. L'altitudine per ora sta salendo, siamo a 5.000 metri. Dovrebbe iniziare ad andare in orizzontale. E adesso la pressione inizia a essere un po' alta. Ma dovremmo farcela. I nostri Kerbal a terra sono positivi. Il suono del rumore sembra buono. Siamo a 16 km. La pressione atmosferica dinamica sta diminuendo, per cui abbiamo superato il punto critico. Sta rapidamente scendendo e ce la dovremo fare. L'angolo di attacco è ottimo, il Mach anche, siamo a Mach 5 adesso. E abbiamo una poasse però di 120, qualcosa è andato storto. Qualcosa è andato storto, il razzo si è imbardato. Per fortuna eravamo abbastanza in alto, per cui non è esploso. Ed è molto strano però, dato che è andato dritto fino all'ultimo. Cosa cavolo è successo? Questo è un problema. Perché non arriviamo più a 140, anzi, diminuiremo, siamo diminuiti sotto i 110. Beh, come abbiamo notato, anche se abbiamo fatto decine di simulazioni, e in simulazione nelle ultime sembrava andare tutto bene, un conto è la simulazione, un altro è il vero lancio. Tuttavia, non completeremo questo contratto sicuramente, ma questo ce lo portiamo a casa, che era quello che aveva la scadenza, per cui più urgente. Se il razzo torna sano e salvo, potremo ritentare. Altrimenti dovremo ripartire da capo e ricostruire da zero tutto il vettore. Siamo intanto a 102, la poassa è 109, quindi a breve la parabola dovrebbe iniziare a discendere. Pressione atmosferica è scesa, abbiamo avuto un picco di più o meno 50 kPa su centimetro quadro dovrebbe essere. L'elettricità non è un problema, ce n'è d'avanzo. Vado a farmi un print, uno screenshot che mi serve poi a me per
studiarmi il volo e capire poi come migliorare. Peccato che non sono riuscito a rendervi partecipi della mod Telemachus, poiché sarebbe stato veramente figo potervi dare una sala di controllo direttamente sul vostro PC. Ma ho provato a studiarmela un po' e pare che l'unico modo sia rendere pubblico il mio IP, e per ovvie ragioni non si può fare. Stiamo iniziando la discesa. Ovviamente qua il contratto non si è attivato poiché non siamo riusciti ad arrivare nello spazio. È davvero un peccato, abbiamo toccato i 110 chilometri di altitudine. E lo abbiamo fatto più o meno a 3 minuti e 20 dal liftoff. Volevo leggermi un attimo qua la cosa. Ok, la griglia è da 1 minuto. Ok, stavo leggendo una cosa del Telemachus. Quindi il picco di pressione lo abbiamo avuto più o meno a 50 secondi dal lancio. E in rientro probabilmente ne avremo una ancora più alta. Il fatto che rotea così su se stesso potrebbe essere un problema, per cui non è detto che riusciremo ad arrivare sani e salvi. Tuttavia siamo più bassi, per cui in teoria la velocità è più bassa. E su carta dovremmo riuscirci. Ma un conto è la carta. Sì, effettivamente posso velocizzare finché siamo in atmosfera. Ecco, ora però no, perché mi si sta alzando la pressione. Per cui ora è meglio riazzerare. Potevo farlo prima, effettivamente. Mi sono perso a leggere i dati telemetrici e non ci ho pensato. Quale intendi? Questa traiettoria qua o quella che vedo io nel server locale? No, è andata malissimo, dannazione. Questa qua che vedevi a schermo, che ora non vedi più perché è saltato il pezzo, era la MacJab. Sì, era la MacJab. E siamo esplosi, abbiamo superato i 60 kPa di pressione. E siamo esplosi. Peccato. Abbiamo comunque completato il contratto, per cui ci hanno dato i fondi, ma questo temo ponga fine al progetto Rocketman. Con tanta tristezza, a questo punto posso aumentare la velocità, tanto non me ne frega più niente del razzo. E con molta tristezza assistiamo alla distruzione in mare. Sta immorpando? No, perché non sta immorpando nulla? Ma qual è il problema? Che ho aperta questa? Che non è collegato? Non lo so, vabbè. In ogni caso ormai siamo arrivati a terra. Ero convintissimo andasse. Convintissimo. Maledizione. E torniamo al centro spaziale, sconfortati da questo esito. È strano, la simulazione era andata perfetta. Aveva funzionato tutto. Forse devo fare una simulazione
quando il razzo era stato completato. Poteva forse essere il caso. Questo è un grosso problema, ragazzi, è un grosso problema. Dovremmo creare qualcosa di nuovo. Andiamo a pulire la rampa di lancio e vediamo di far funzionare meglio. Che problemi hai, Kerbal? Ok. E vediamo di fare almeno. Intanto il contratto dovrebbe averlo fatto. In teoria, ma c'ho qualche problema con Kerbal, non mi apre neanche più le strutture. Ma perché? Mi fa neanche più entrare dentro le cose. Questa è bella, eh? Eh sì, ma come faccio? Non ce l'ho neanche qua lato. Allora, menu di pausa. Dai. No, niente. Ecco, questo è un bug che non mi era mai successo. O carico la partita. Sì, però siamo in quella indietro. 1.13 del 52. Quindi siamo. Sarà 13.1 magari. Siamo indietrissimo. 31.3. E questo è quello prima del lancio. Mi sa di sì. Non so come. Non mi fa fare niente. Kerbal ci ha donato una seconda possibilità per per il Rocketman, che ora magicamente sarà di nuovo sulla pista di lancio. E no, questo non volevo farlo. L'avrei tenuto distrutto, sono sincero. Ma non mi faceva più entrare in nessuna facility. E già che ci siamo, tentiamo allora di capire qual è il problema e lanciamo una simulazione. Già che Kerbal ha deciso di farci questo regalo, scartiamolo, no? Il regalo di Natale ci ha fatto. Sempre che decida di caricare il salvataggio, perché vedo che ci sta mettendo parecchio. Confido in te. Dai, no, niente, ha crashato. E vedo di capire cos'è successo. Che ore sono? Vedo di capire cosa è successo. Potrebbe essere che mi ricollego con un'altra live, magari dalle 18. Devo vedere un attimo con gli impegni. Magari poi ci facciamo altre 2 ore dalle 18. E poi domani invece ci sarà il nuovo titolo che inizierà appunto domani. Buona pausa, mi sgranocchio qualcosa, faccio merenda e ci rivedremo tra un'oretta per chi vuole. Grazie della compagnia, spero di aver intrattenuto abbastanza e magari di aver anche fatto. Non dico insegnato qualcosa, ma ha fatto venire voglia di imparare qualcosa. Alla prossima!